Buonasera, professor Camillo Ricordi. Innanzitutto la ringrazio molto per aver accettato questa intervista e per dare un supporto scientifico informativo a tutti i lettori del Daily Cases. La prima domanda che le pongo è: esiste una correlazione tra diabetici e coronavirus? Diabete e coronavirus, perché dall'analisi dei primi 3.200 morti, decessi in Italia, che ormai ha raggiunto un terzo dei decessi in tutto il mondo, è emerso che più o meno un terzo di questi avevano una patologia, avevano diabete in pratica. Cioè, la maggioranza dei decessi hanno come comorbidità, no? Altre patologie croniche degenerative, ma in particolare l'ipertensione, il diabete è emerso come 33-34% dei casi dei decessi legati al diabete. E questo ha creato un po' di scompiglio e preoccupazione naturalmente a tutti i pazienti diabetici, però fatto da sottolineare è che queste statistiche non fanno distinzione tra diabete tipo 1, autoimmune e diabete tipo 2, tuttora gruppate insieme. La stragrande maggioranza, più del 95%, sono pazienti con diabete tipo 2 e la maggioranza dei pazienti con diabete tipo 2 hanno un'età superiore ai 65 anni. Per cui nella popolazione americana, per esempio, se uno ha più di 65 anni ha il 90% di probabilità di avere una comorbidità, di avere altre patologie croniche degenerative, per cui c'è di sicuro un'associazione tra il rischio di avere delle forme gravi di Covid-19 e comorbidità o altre patologie croniche degenerative. Però il diabete è legato più alle patologie di diabete di tipo 2 che hanno una media di età superiore ai 65 anni, come average. Per cui il problema non è così, cioè genitori o famiglie di bambini con diabete tipo 1, giovani con diabete tipo 1 non è così preoccupante, ma richiede sempre un'attenzione perché i soggetti con diabete, se non hanno un metabolismo controllato, possono avere maggiori rischi perché il sistema immunitario è più compromesso in una situazione di iperglicemia o di metabolismo squilibrato, perché è particolarmente importante in soggetti diabetici a fronte di questa epidemia di cercare di mantenere un controllo glicemico, una terapia insulinica appropriata. Queste sono regole generali anche per tutta la popolazione, poi ci sono altre regole come vitamina C e vitamina D, sembrano aiutare, per cui vitamina D di solito è in difetto, mediana negli Stati Uniti sono 24 nanogrammi millilitro nel sangue, che è un'insufficienza, gli americani sono insufficienti, e in Australia non so cosa siano le statistiche, però noi miriamo a raggiungere dei livelli di vitamina D nel sangue superiore ai 40 nanogrammi millilitro per dare una stabilità anche al sistema immunitario, non solo per il metabolismo del fosso. E sono usciti lavori anche recentissimi che indicano che la vitamina C può aiutare, nello specifico, anche al coronavirus, perfino in pazienti in terapia intensiva con le forme più gravi, a risolvere più velocemente la patologia, perché noi sconsigliamo a tutti in questa fase di prendere 2 grammi di vitamina C, uno la mattina, uno la sera, e poi 50 mg negli adulti di vitamina D3 una volta alla settimana, cercando di raggiungere livelli superiori ai 40 nanogrammi di millilitro nel sangue. Poi naturalmente non ci sono trial randomizzati prospettici, non è evidence-based medicine, ci sono tutti quelli che criticheranno queste avvertenze, ma è quello che possiamo dire in base a buon senso e wellness medicine, in base a quello che sappiamo oggi, non avendo il tempo di aspettare 4 anni dalla mia famiglia, dai miei figli, a mia madre, a mia moglie, sono tutti in questo regime. Può per i lettori fare una spiegazione semplificata tra diabete di tipo 1 e di tipo 2? Sì, allora nel diabete tipo 1 hai una situazione di autoimmunità dove il sistema immunitario del soggetto è improvvisamente, o non tanto improvvisamente, perché ci sono anni anche
progressione della malattia, dei primi sintomi, comparsa di anticorpi, allerta, dati di scomparsa delle picche di secrezione insulina, poi la malattia è conclamata, ma comunque c'è una progressione autoimmunitaria dove il sistema immune del soggetto inizia a identificare come le cellule producono insulina come degli avversari e si distrugge selettivamente. Mentre nel diabete tipo 2 è più legato a una disregolazione dell'azione dell'insulina, insulina resistenza, legato spesso all'obesità, stile di vita, dieta. Insulino resistenza è una patologia che nella maggioranza dei casi si può anche prevenire con una dieta corretta, uno stile di vita corretto. Mentre nel diabete tipo 2 diete e stile di vita possono prevenirlo, nel diabete tipo 1 invece non puoi, ci sono luoghi comuni, sono che la gente dice: ah, il bambino con diabete tipo 1 chissà quanti dolci mangia, o fa abbastanza ginnastica, guarda troppo il computer, invece non ha niente a che vedere con questi tipi di stile di vita. Il diabete autoimmune, una patologia autoimmune come potrebbe essere il lupus, psoriasi, o Crohn, la colite ulcerosa, o le 100 malattie autoimmuni che oggi affliggono il 20% dell'umanità. Il problema che è emerso potrebbe essere una considerazione comune tra diabete tipo 2 e diabete tipo 1 è che ci sono state delle evoluzioni nella nostra dieta che possono predisporre in generale a risolvere patologie croniche degenerative e anche autoimmuni. Per esempio, c'è stato un aumento nelle decadi del consumo di omega 3, di acidi grassi omega 3, c'è una diminuzione degli omega 3, un aumento degli omega 6, una diminuzione dei polifenoli, gli antiossidanti naturali e una diminuzione della vitamina D e un aumento dei cibi ricchi di carboidrati raffinati di alto indice glicemico, perché c'è quello che viene considerato come una perfect nutritional storm, una tempesta nutrizionale perfetta, che potrebbe predisporre alle sorti di malattie autoimmuni e cronico-degenerative. Anche nel Covid-19 ci sono nutrizionisti che sostengono come queste diete pro-infiammatorie non aiutino la resistenza contro anche infezioni virali, per cui si sta cercando di capire se ci possono essere delle indicazioni anche di nutrizione, dieta antinfiammatoria per cercare di eliminare quelle che possono essere delle basi di predisposizione allo sviluppo di malattie croniche, degenerative o tumori, ma magari anche di meno resistenza verso le infezioni virali. Sul web e i giornali sono apparse delle notizie che sconsigliano gli antinfiammatori perché attiverebbero un'azione violenta del Covid-19. Lei ne è al corrente? Sconsigliato l'uso di alcuni antinfiammatori tipo ibuprofene e invece consigliato l'uso di antinfiammatori tipo paracetamolo, perché c'è nella tachipirina italiana o Ah, nel ok. Tylenol, perché il problema è che alcuni antinfiammatori bloccano anche le pathways di resoleomica o di risoluzione dei danni da infiammazione. Per esempio, gli steroidi non sono indicati perché il cortisone e gli steroidi ti possono bloccare i sintomi dell'infiammazione, ma bloccano anche la risoluzione del danno provocato dall'infiammazione. Mentre non sono gli omega 3, per esempio, che attivano queste pathway di resoleomica e di resolvins protectins, queste molecole che aiutano a risanare il danno tessutale provocato dall'infiammazione, sono degli antinfiammatori, modulano l'infiammazione in senso positivo perché ti bloccano l'infiammazione, ma promuovono anche la risoluzione dell'infiammazione attraverso queste pathway di resoleomica. In una sua conferenza a cui ho partecipato circa 6 anni fa, parlava di un probabile aumento di malati di diabete nel mondo e mi colpì il numero che fece. Dichiarò che nel giro di 10 anni i diabetici nel mondo avrebbero toccato quota 800 milioni. A 6 anni da quell'affermazione, i numeri sono quelli e
A che punto è la ricerca per la cura del diabete oggi? Ci siamo, siamo a 430 milioni con la proiezione che diventeranno più di 650 milioni nelle prossime due decadi. Non siamo ancora agli 800 milioni, però ci sono andamenti preoccupanti tipo l'obesità e il sovrappeso che sono legati al diabete tipo 2 sono molto più, cioè l'80% dei pazienti americani sono sovrappeso. Certo. Preoccupante perché è una predisposizione al diabete tipo 2, poi il 20% della popolazione ha una malattia autoimmune, per cui vuol dire uno su 5 hanno una malattia, una delle 100 malattie autoimmuni. E se vedi c'è una base a tutte queste patologie che può essere anche riconducibile a un effetto di diete proinfiammatorie che sono state sviluppate nelle ultime decadi nel mondo, soprattutto nelle diete occidentali e americane. Quindi vedi sempre questo aumento di omega 6, diminuzione di omega 3, diminuzione di polifenoli, fattori protettivi nella dieta, aumento di fattori negativi come cibi superprocessati con alto indice glicemico, e insieme di tutte queste funzioni, insieme a un calo della vitamina D e un calo della vitamina C perché consumi meno porzioni di vegetali e frutta al giorno, e possono costituire una congiunzione negativa di effetti che ti possono poi provocare una predisposizione a malattie croniche degenerative e autoimmuni. Ecco, si può affermare che le aree con maggior possibilità di contrarre il diabete siano quelle occidentali, quelle che consideriamo sviluppate? Sì, ma no, senz'altro, perché se vedi anche il tasso rapporto omega 6 e omega 3, che è il cosiddetto indice di infiammazione nella popolazione generale. In pratica gli omega 6 sono il prototipo del proinfiammatorio, gli omega 3 sono quelli che modulano di più l'infiammazione. Il rapporto omega 6 e omega 3 è più elevato, più ti dice che una persona ha un indice di infiammazione elevato nel sangue che è relativo alla dieta. Se vedi questo rapporto nella storia, tipo in Grecia negli anni 60 con la dieta mediterranea era tipo 3 questo rapporto. Poi nel Giappone, dove c'è la sopravvivenza sana più alta nel mondo, siamo sui 4. Se guardi Stati Uniti e Europa è 16-18, perché è già molto più alto. Se poi tu vai a vedere i paesi in via di sviluppo tipo India, vedi le regioni rurali che hanno ancora una dieta più bilanciata, tradizionale, hanno un fattore tipo 4 come il Giappone. Ma poi vai a vedere nelle metropoli dove sono state invase dai fast food e le diete occidentali, hanno 35, sono addirittura due volte peggio della dieta americana europea. Perché vedi come all'interno di una stessa popolazione con una stessa genetica di base, tutta la dieta che consumi ti può portare ad avere dei rischi molto più alti di sviluppare malattie croniche degenerative rispetto a chi sta ancora in campagna ha una dieta molto più tradizionale basata su vegetali e cibi meno processati e più basso contenuto di omega 6. Ho letto su una rivista qualche tempo fa che uno dei suoi pazienti ha subito un trapianto che gli permetteva di produrre insulina. Ci può spiegare meglio questo intervento? No, noi estraiamo le cellule che producono insulina dal pancreas umano che poi vengono iniettate nel fegato di un ricevente col diabete. Okay. E reingegnerizzano il fegato a diventare un doppio organo che produce sia che effettua sia la funzione del fegato che quella di un pancreas endocrino, nel senso della produzione di insulina, per okay. cui fa un'ingegneria d'organo invece che un'ingegneria genetica, se vogliamo, dove inietti questi cluster di cellule che producono insulina nel fegato, si fermano, vengono bloccate dai capillari del fegato, vengono rivascolarizzate, diventa proprio un vero e proprio doppio organo che fa sia la funzione del pancreas endocrino che quella del fegato. E questa soluzione sta funzionando bene? Sta funzionando bene, però richiede ancora farmaci con soppressore antirigetto, per cui è limitata ai casi più gravi di diabete tipo 1, dove uno ha rischio di ipoglicemie gravi, non riesce più a sentire quando arriva un episodio di ipoglicemia, per cui a rischio della propria vita, della vita di altri, se per esempio guida una macchina o un mezzo, può investire qualcuno, si perde conoscenza. Allora, dopo aver provato a ristabilire questo controllo metabolico in tutte le maniere possibili, compresi
sensori per il glucosio, microinfusori di insulina, microinfusori con la sospensione di iniezione insulina per valori di glucosio bassi. Se niente funziona, si va al trapianto di insulina. Quindi quale sarà il prossimo passo? Adesso i nuovi trial che inizieranno quest'anno sostituiranno l'immunosoppressione con delle nuove molecole che sono invece immunomodulanti e non hanno gli effetti collaterali dell'immunosoppressione. Sono molto entusiasti di iniziare questi trial perché potrebbe essere al giro di volta che si riesce a fare un trapianto di cellule con l'insulina senza dover usare farmaci immunosoppressivi, allora tutti vorranno un trapianto di cellule che producono insulina. Certo. Ed è per quello che stiamo lavorando in parallelo anche con companies che stanno producendo fonti illimitate di cellule che producono insulina derivate dalle cellule staminali per avere proprio una fonte che non sia legata ai donatori d'organi, che sono, come sai, molto limitati. Certo, ovvio. Allora, chiuderei questa intervista chiedendole qualche consiglio per i diabetici. Devono comportarsi come si sono sempre comportati o devono avere qualche accortezza in più? In questo momento direi massima attenzione al controllo metabolico, avere la dose di insulina appropriata, mantenere il glicemia il più normale possibile, ma anche aiutare a tenere un sistema immunitario in check, assumendo vitamina C, vitamina D, una dieta antinfiammatoria, evitare alti contenuti di cibi con alti contenuti di omega 6, favorire pesce con cibi con omega 3. Ok. E in generale, avere una dieta sana, come si consiglia a tutti. Perfetto. Perfetto, la ringrazio per il tempo dedicato a me e ai lettori del Daily Cases. Ancora grazie e buon lavoro.